I'm gonna love you. Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo mio nuovissimo video. Io non vorrei che si senta troppo il, diciamo, suono del gioco, perché adesso, diciamo, sono riuscito a sbuggare, ecco, questa roba qui, quindi abbassiamo un attimino. E ok ragazzi, allora fermiamoci un attimo. E ahimè, poi lo dirò anche nel video, si era buggato, se si può dire, Streamlabs, quindi c'era la modalità strecciata di Fortnite anche sul, su, diciamo, la cartella Farming Simulator. Quindi vi farò, diciamo, i best moment di questa clip, che era stato un episodio, e ci rivediamo direttamente dopo. Quindi, se i primi pezzi vedete tanti spezzettoni tagliati male, si può dire grossolanamente, perché vi devo far vedere tutto un episodio in 1-2 minuti per questo problema. Quindi niente raga, bella. Allora ragazzi, noi abbiamo iniziato da questo campo, da il campo 18 e il campo 21 che è di là. Io cosa ho fatto? Mi sono un attimo ampliato sulla sinistra del campo, quindi ho fatto un piccolo rialzamento. Qui, come vedete, un po' si collinare, un po' roba strana qui, ma va bene. Allora, ho fatto un piccolo capanno dove metto gli attrezzi tipo la seminatrice, l'aratro e vabbè, poi qui ho tutte le cose fuori, però va bene. Tettoia, seminatrice, aratro. Allora, raccogli cotone da ben 500.000 euro. Poi vabbè, attacchi pala gommata che si attacca sulla parte anteriore, quindi davanti dei trattori che hanno l'attacco anteriore. Trattorino piccolo, principale l'abbiamo preso subito. Balle di fieno che poi vanno prese su questo carretto e poi andranno vendute successivamente. Quindi intanto possiamo prendere il nostro bel trattorino, attaccare, diciamo, il rimorchietto e andarlo a mettere in un altro posto, inteso non qui in mezzo alle scatole. Poi da qui ragazzi ho messo questo, vabbè, qui c'è la nostra idropulitrice per lavare tutti i nostri oggetti, perché qui, essendo un gioco realistico, c'è anche la lunghezza del tubo, no? Ma a parte questo, l'usura dei macchinari dipende anche se li trattiamo bene, quindi se li laviamo o no. E infatti qui ho messo, diciamo, un gabbiotto, che è una sorta di meccanico casalingo, ecco. Dovete poi modificare le attrezzature senza andare al negozio e ripararle e venderle. Non ce le pagano per niente tanto. Quindi sì, in teoria bisognerebbe provare a fare qualcos'altro, però... Allora, perché noi se andiamo qui, la paglia... Paglia quando raccogli il grano, e... In alternativa puoi usare i cassoni da carico per raccogliere la paglia e venderla direttamente. Utilizza come altre le mucche... Come ingrediente per la razione mista e per ricaricare la pula. È per ricavarne la pula. Quindi la pula. Oh, ok. Ragazzi, aspettate un attimo, perché c'è scritto che si può fare la pula. La pula ottenuta mettendo raccolto di oltre, vabbè, ti permette di usare un set di rami adatto per la raccolta. Vabbè, sì, ok. Poi per la raccolta semplicemente agganciare un tassone per il rendere sempre buono, non è una cosa di te. La pula è stata per ottenere l'insilato. L'insilato bisogna mettere. Ok ragazzi, allora una cosa che si può fare, oltre andare a vendere l'orzo appena smette, si potrebbe andare a comprare qui in teoria uno di questi, un silos così. Perché ragazzi? Perché con questo silos in teoria io posso fare l'insilato, che a noi non ci serve tanto per il momento, però ci potrebbe servire in futuro. Andiamo ad aprire il nostro tubo, CTRL I,
Perché fuori sì e qui no? Perché la paglia non me la fa mettere, ragazzi? No, 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 no. Abbiamo sbagliato qualcosa.